Quando vuoi. Io sono, mi chiamo Stimaieti, lavoro qui nel centro da un anno con Iabassa e tu mi faccio delle formazioni in media, media attivismo, ma anche un leadership, un giornalismo cittadino, faccio tutti. E qui Ergeb è un po' diverso, questo media center, che vengono sono sempre i ragazzi. Perché sono sempre i ragazzi che vengono? Perché i ragazzi hanno delle diplomi qui e hanno voglia di cambiare un po' le loro vite. Vengono a questo centro per avere delle formazioni, perché già loro lavorano, ma lavorano nel campo, sono pagati 3 euro al giorno, hanno voglia di andare o a Sfax o a Sousse o anche a Tunisi, a queste grandi città, e lasciare un po' di Ergeb, perché Ergeb non c'è un problema di povertà veramente, ma c'è un problema di qualità tra uomo e donna. La donna lavora, studia, non trova un lavoro con il suo diploma, va al campo, lavora per 2-3 anni, alla fine si sposa tra 23 e 27, ha 32-3 bambini, questa è la realtà. Se andate al caffè un po' trovate sempre degli uomini, non trovate mai una donna, perché la donna sta nel campo. Questo media center, che è Ergeb, è diverso del media center di Mezzo Busaia e di Sidi Bouzid, perché aiuta tantissimo questi giovani ragazzi un po'. Se vedete un po' questi giovani ragazzi, sono quasi tutti, la maggiorità sono i velati. Non soltanto per pratica, ma sono per scelte che hanno fatto così, per un po' essere tranquilli della società. Ma un'altra cosa molto molto importante è che il media center, così si deve pensare un po' al futuro di questo media center, perché da un anno che lavoriamo qui, ma non sappiamo ancora che dopo questo anno non hanno finanziamenti, non hanno fatto dei progetti, hanno bisogno di tanto tanto tempo per fare qualcosa di sostenibile, qualcosa per il futuro. In italiano va bene? La prima volta che parlo in italiano. Ma qual è l'obiettivo di questo? Sai, l'obiettivo era di fare un po' di informazioni sulle associazioni qui e poi divento fare delle informazioni della capacity building per tutti questi media attivisti, queste associazioni, questi blogger. Ora ci vediamo se noi facciamo delle informazioni dove sono sempre degli ragazzi, i soggetti sono sulla qualità uomo-donna, sui lavori nel campo. Il media center qui c'è Derin, una ragazza che ha 24 anni che lavora qui tutta la giornata, sono 6-7 ragazzi che vengono ogni giorno per lavorare qui. Questo è molto molto importante per noi, anche per il progetto Iabassa. Okay. Grazie. Okay,